Ciao, come stai? Bene. Buonasera. Sindaco, buonasera. Tra giovedì e venerdì abbiamo perfezionato tutti i mezzi per sparare la neve, per spargere il sale in tutti i punti strategici della città, per evitare di dover domani inseguire la neve e ricollocare questi mezzi a seconda delle circostanze. È un grande dispiegamento di persone a cui concorre l'amministrazione, concorrono i costruttori dell'ACER, concorrono i volontari della Protezione Civile e di altre organizzazioni. Ed è veramente un momento importante della nostra città. Siamo stati avvertiti finalmente in tempo, non come la settimana scorsa, e quindi ora che siamo avvertiti siamo preparati bene e siamo convinti che la città supererà la prova. Comunque ce la metteremo tutta e speriamo che domani l'emergenza neve sia domata. Siamo la squadra operativa, andiamo. Allora, voi siete? Associazione Vigili del Fuoco in congedo. Vigili del Fuoco in congedo. Vigili del Fuoco in congedo. Anche lei lavora in cuore? Io, la parte femminile. La parte femminile. La parte con la terra del dolce. Allora, grazie. Impresa? Il mezzo pesante e il sale. Allora qua siamo sul lungotevere dei Mendini, lungotevere della Marina, davanti al Palazzo della Marina. Queste sono un'altra ditta dell'ACER che ha scelto di mettersi in campo per quanto riguarda questa emergenza neve. Ci c'è il sale e c'è un mezzo pesante per spalare e tenere libero il lungotevere se ci sono dei problemi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Siamo in Viale Tiziano, all'angolo di Viale Maresciallo Ruschi, e questo è un altro presidio, sale, Bobcat che è per sparare la neve, e questo è un altro presidio, è un'altra impresa dell'ACER. Buonasera, grazie, buon lavoro. Qui siamo a Corso Francia, arteria fondamentale, e questa è un'altra impresa privata dell'ACER e che appunto sale, Bobcat e altre realtà di questo genere. Ok, buon lavoro. Partiamo. Speriamo bene veramente. Qua arriva. Ma speriamo che non arriva. Sono a posta di una disponibilità per Roma.
Robocat, eccetera, e poi da anche siamo all'imboccatura della via Flaminia, da sopra c'è Vigna Stelluti e questo è un altro posto fondamentale per la viabilità. Sì, è stato il crollo della villa, della galleria che ha fatto là qua sotto. Buonasera. E allora stanno facendo pure i cose perché... Allora, qui siamo sulla Cassia all'altezza del raccordo anulare. Questa è una rampa che in realtà è una rampa del grande raccordo anulare e quindi è competenza dell'ANAS. Sarebbe l'ANAS che dovrebbe tenerla in manutenzione, però stiamo lavorando anche qua per evitare che si blocchino queste rampe d'accesso e quindi di riflesso si va a bloccare tutta la Cassia. Questa è l'ultima ispezione che stiamo facendo questa sera, adesso andiamo a dormire perché domani sarà una giornata molto impegnativa e dobbiamo essere pronti. In bocca al lupo a Roma e speriamo che tutto vada bene, noi ce la stiamo mettendo tutta. Grazie.